normale che il mondo in 18 anni cambia. Un bambino che è nato 18 anni fa non sapeva neanche che io esistessi. E quindi voglio dirti, cioè, oggi magari è un uomo, perché a 18 anni uno è maggiorenne, quindi il tempo scorre. Però, come ti ripeto, il calcio è cambiato molto nella metodologia di allenamento, nello sviluppo del gioco, però ci sono due cose fondamentali nel calcio: il coraggio e le idee. Se tu non hai coraggio, vuol dire che non hai idee, e se hai idee devi avere coraggio. Quindi io cercherò, sapendo tutte le responsabilità che avrò addosso, di dare alla mia squadra una identità, ma soprattutto con la voglia di dimostrare che quando indossano la maglia hanno l'identificazione in questa città. Devono essere una squadra aggressiva, una squadra che non va all'indietro ma gioca sempre in avanti, una squadra che per far questo professionalmente devono fare durante la settimana dei sacrifici, devono cercare di curare tanti particolari, partire dal loro modo di riposare, al loro modo di mangiare, al loro modo di vivere la famiglia, perché poi la domenica dobbiamo dare dei risultati. Però, come ti ripeto, per far questo bisogna avere un grande entusiasmo, e per avere l'entusiasmo bisogna avere idee e coraggio. Siripo è un ragazzo che un paio d'anni fa ha vinto il titolo italiano con la Roma, che è diventato campione italiano, e quindi è un ragazzo che ha grande talento, è un ragazzo che ha grandi doti. Però questo ragazzo va aiutato, va capito, va sostenuto, non va solamente mortificato quando sbaglia o quando non riesce a esprimersi. Se lui sentirà che c'è questo appoggio, non solo da parte dell'allenatore, ma di tutti, stai tranquillo che questo ragazzo può fare la differenza. Perché? Perché ha le qualità tecniche per farlo.